Cari pensionati, cari cittadini, vi do un grazie grande, grande, emozionato, perché io credo che voi oggi avete fatto una grande cosa. Complice questo sole avete diradato quella cappa di piombo che questo paese qualcuno da qualche mese ha portato e che noi dobbiamo diradare. Un grande grazie a tutti voi, perché decidere oggi di esserci, di non mancare, di uscire dall'indifferenza è fondamentale per dare voce a tutto quello che si contesta di ingiusto, di inaccettabile, di malato che sta succedendo in questo paese da molti anni purtroppo a questa parte. Il protagonismo delle persone è indispensabile, è un requisito indispensabile perché possa essere cambiato il corso dei processi in atto in questi anni. Sono trascorsi 6 anni dall'esplosione drammatica di questa crisi. I dati li conosciamo tutti quanti, è inutile ripeterli. Sono dati da paese che è in ginocchio, che non ce la fa risollevarsi. La cura da cavallo in politica economica e sociale somministrato da in questo paese dai governi Berlusconi, Monti, Letta e adesso Renzi, come si sa, è stata quella dell'austerità, dall'insegna del credo liberista, della flessibilità del lavoro senza limiti, del taglio della spesa sociale, del ritiro dello Stato a favore delle privatizzazioni e quindi del mercato, sempre più libero di agire in modo indiscriminato. Ebbene, il risultato è sotto gli occhi di tutti quanti noi. È un'economia bloccata, un aumento del disagio sociale, della povertà, un lento ma inesorabile degrado dei processi democratici. Dicevo un libro in voga negli anni 90, molti di voi magari non l'hanno potuto leggere, diceva questo libro che alcune cose ci sfuggono perché sono così impercettibili che le trascuriamo, ma altre non le vediamo proprio perché sono enormi. Ebbene, questa è la considerazione che dobbiamo fare di fronte a questa Europa, di fronte a quest'Italia governata in questo modo in questi anni. Non si vede l'evidenza più grande delle cose. Hanno fallito, hanno sbagliato tutte le politiche. Ed è chiaro che questa considerazione riguarda anche noi, che in questi lunghi anni di crisi non siamo sempre riusciti a squarciare il vero delle ipocrisie, della propaganda dei centri di potere economico e finanziario a cui i mass media troppe volte si sono adeguati, anche se a dire il vero qualcuno, per esempio Confindustria, prima che il governo Renzi assumesse in toto le sue richieste di Confindustria, ebbe ad affermare che l'Italia presenta danni così pesanti a fronte dei quali si può pensare che è paragonabile questa crisi ad una guerra, l'ha detto Confindustria. Negli ultimi mesi, chissà perché, Squinzi ha cambiato radicalmente opinione, è meno pessimista e più filo governativo, guarda caso. Il punto da sfatare quindi è che il perseverare in politiche perversamente dannose per buona parte delle popolazioni non è dovuto a scarsa consapevolezza, ma a scelte precise dei decisori politici ed economici in Europa e in Italia. La svalutazione del lavoro, il taglio dello Stato sociale sono oggetto di una sorta di lotta di classe guidata dall'alto, come l'ha definita Gallino, e i ricchi la stanno purtroppo vincendo. Il nostro compito quindi, a partire dalle grandi organizzazioni sindacali che oggi sono in piazza con voi tutti quanti assieme, di combattere queste falsità, queste mistificazioni. Ciò che ci vogliono far credere è che non c'è alternativa a questa cura da cavallo. L'alternativa c'è invece, e come? Ed è, caro Presidente del Consiglio,
quella di tornare in Europa, dando corso a quelle promesse che tu avevi fatto a tutti quanti noi, di pretendere un nuovo corso che punti a rinegoziare profondamente i trattati europei, i vincoli di bilancio, per ristrutturare il debito pubblico italiano, per recuperare un minimo di sovranità nazionale, per consistenti politiche di investimenti pubblici rivolti alla ricerca e all'innovazione e soprattutto a creare nuovo lavoro che serva a rimediare ai mali strutturali e storici così evidenti del nostro Paese. Al Presidente del Consiglio chiediamo di dimostrare coraggio, quel coraggio che purtroppo non ha dimostrato il Parlamento italiano 3 anni fa, quando fu modificata la Costituzione, inserendo il vincolo del pareggio di bilancio che oggi serve alla Merkel e a Juncker per ricattarci di continuo. E anche oggi succede nella legge di stesura della legge di stabilità e sulla questione delle riforme strutturali. Sarebbe il caso che chi ci rappresenta in Europa fosse capace di imporre che un'altra Grecia in questo continente non sarà permessa, se lo scordino di portarci a livello di quel sfortunato, malandato paese. L'alternativa quindi c'è allo stato di cose esistenti, ma un governo serio per realizzarla deve ribaltare gli obiettivi delle sue politiche. Dai parametri di Maastricht occorre passare a quelli che riguardano il benessere dei cittadini e quindi la lotta alla disoccupazione, alla povertà, all'esclusione sociale, all'aumento delle disuguaglianze, alle ingiustizie sociali che privano milioni di persone di uno standard dignitoso di vita. E non rispondeteci che non ci sono i soldi, che il debito pubblico ci strangola, che ci tocca fare di nuovo tanti sacrifici. Adesso basta, basta, perché dove trovare i soldi è fra le cose più facili da fare, se è vero che i 10 uomini più ricchi del paese hanno un patrimonio pari a quello di 500.000 famiglie operaie. Ma perché in questo paese è nei fatti una bestemmia parlare di patrimoniale, sulle grandi ricchezze finanziarie e appunto sui patrimoni? E non è invece una bestemmia continuare ad aumentare l'imposizione sul patrimoniale dei piccoli proprietari di case, magari di abitazione? Al riguardo ci piacerebbe tanto farci spiegare dall'ex sindaco di questa città come mai, con un carico di evasione fiscale e di sprechi in corruzione che superano i 200 miliardi all'anno in questo paese, non sia politicamente possibile da parte di un partito che si definisce di sinistra e che è alla guida di un governo dalle più svariate larghe intese ridurre le tasse sui redditi medio-bassi, lavoro dipendente e da pensione. E perché non è possibile smetterla con lo strangolare a colpi di legge di stabilità enti locali, regioni che a loro volta si scaricano sui cittadini e anche su quelli più bisognosi, soprattutto dopo 5 anni di crisi? Perché in questi 10 mesi il governo Renzi non ha messo in campo il benché minimo provvedimento utile a recuperare davvero ingenti risorse dall'evasione fiscale, anche quella delle multinazionali, anche di quella che recentemente se n'è andata all'estero e non solo con la sede fiscale, anche con le produzioni, la Fiat, che emigrano in Inghilterra? Dal contrasto alla corruzione politica ed economica, vedere per credere ciò che si è scoperchiato nella capitale in questi giorni e ovviamente alla criminalità economica e mafiosa. In questi campi sì, occorrerebbe un forte decisionismo, un impulso alla modernizzazione, come la chiama Renzi, visto che siamo il paese con il primato assoluto in questi campi, evasione fiscale e corruzione. Si promette l'eliminazione degli scontrini fiscali perché le lobby in questo paese sono sempre molto attive e non c'è ancora una legge sull'autoriciclaggio, sul falso in bilancio,
sull'esportazione dei capitali all'estero, nei paradisi fiscali, oggi più che mai efficienti, perché ad Alfano Berlusconi non piace, non piacciono queste cose. In una situazione drammatica come quella che vive gran parte di questo paese, questo governo, con scintillanti iniziative e promesse di una riforma al mese che avrebbero cambiato verso a questo paese, bene, dopo 10 mesi solo 2 provvedimenti corposi sono stati definiti. Il Jobs Act, come lo chiamano con questo inglesismo, come se in Italia non si dovesse parlare in italiano, e la legge di stabilità del 2015. Entrambe le cose, un combinato disposto, un vero pacco natalizio contro il lavoro e contro i diritti nel lavoro. Renzi, dall'alto del suo doppio incarico, ha imposto ai suoi parlamentari una legge delega sul lavoro i cui contenuti non sono mai stati esplicitati in un programma elettorale e su cui è stato chiesto un mandato alle ultime elezioni politiche. Hanno parlato d'altro nel 2013. È più che lecito chiedersi, da parte di tanti lavoratori colpiti da questa pseudo riforma che si chiama Jobs Act, se i parlamentari che lo hanno approvato, e fra questi anche qualche parlamentare reggiano, escluso ovviamente la qui presente Mussini, il Jobs Act si rendano davvero conto questi signori delle gravi conseguenze che procureranno sul piano della loro condizione di vita e di lavoro a tante persone e a tanti lavoratori. Parliamoci chiaro, non è in nessun modo accettabile che su temi così significativi come lo statuto dei lavoratori si possa motivarne lo stravolgimento per ragioni di disciplina di partito. Ciò è semplicemente inaccettabile, perché viene fatto sulla testa e purtroppo sulla pelle dei lavoratori. Quegli stessi lavoratori ai quali in questo paese è ancora negato il diritto di poter votare sui loro accordi sindacali, su quelli che li riguardano, perché non c'è ancora in questo paese una legge che impone questo vincolo a tutte le parti contraenti di un contratto, e lo sappiamo bene per quel che è successo in questi anni. Occorre fare molta attenzione, soprattutto in una regione come l'Emilia Romagna, dopo le elezioni dello scorso ottobre, che giustamente veniva qua riportato, ha avuto astensioni e un astensionismo senza precedenti. È un'elezione del Presidente della regione con appena il 18% dei cittadini votanti. Bisogna fare molta attenzione in una situazione del genere, perché si rischia di alimentare ancora di più con questi provvedimenti una separazione fra il comune sentire di parti consistenti di cittadini e di società e la politica. Attenzione, su questa via si vengono a minare le basi stessa della democrazia. Ci dicono che è il mercato del lavoro che non funziona, perché così com'è non crea posti di lavoro, e allora bisogna cambiarlo. Ma scusate, quando mai sono state le norme di diritto del lavoro a creare posti di lavoro? Se in Italia ci sono 7 milioni di disoccupati è dovuto semmai all'economia che non funziona, al fatto che negli anni 90 si è scelto la strada del pacchetto Treu, cioè della precarizzazione dei rapporti di lavoro, che ha soprattutto favorito le imprese che non hanno investito sulla qualità del lavoro, sulla ricerca e sull'innovazione, con il risultato che i dati dell'OCSE riguardanti l'Italia dicono che questo è il paese europeo in cui si è coniugato in modo masochistico la trappola dell'alta precarietà con la trappola della bassa produttività. Il Jobs Act non cambierà questo scenario, anzi lo peggiorerà, perché si muove in totale continuità con le politiche del passato. Nessun cambio diverso quindi, semmai un'accelerazione, sempre nello stesso verso. Ma c'è di più. Questa legge delega, oltre all'assoluta inutilità a rimediare alla grave situazione occupazionale, perché non creerà un posto di lavoro in più aggiuntivo,
crea una lesione profonda allo spirito costituzionale in ordine al nesso indissolubile fra lavoro e persona in quanto lavoratore, fra opera prestata e personalità del prestatore di lavoro, perché su questo terreno si interviene stravolgendo in profondo lo statuto dei diritti dei lavoratori. Riguardo l'articolo 18 sui licenziamenti legittimi, l'articolo 13 sul demansionamento, l'articolo 4 sui controlli audiovisivi a distanza. E di nuovo, rivolgendoci a quei signori parlamentari che lo hanno votato questa legge delega, gli chiediamo: ma siete proprio convinti che per uscire dalla crisi economica serve rendere alla condizione servile il lavoratore e non semmai mandare davvero in galera e tenerceli tutti coloro che si macchiano di reati economici, fiscali, corruttivi e senza sconti di pena e senza prescrizioni di sorta, siano essi colletti bianchi, dipendenti pubblici o politici amministratori? È antipolitica questa? È giustizialismo? No, è la giusta reazione alla cattiva politica, quella che purtroppo è costantemente alla nostra vista. Quella politica che invece di vivere in mezzo alle persone comuni, quelle con 1.000 euro al mese di salario o poco più, si finanzia con 1.000 euro a cena per andare tanto, senza andare tanto per il sottile nel verificare chi si autoinvita e da chi si prendono questi 1.000 euro a pranzo. Chi nei giorni scorsi ha votato il Jobs Act non si è solo dimenticato che lo statuto dei lavoratori, come si disse nel 1970, ha portato la Costituzione repubblicana nei luoghi di lavoro, dando applicazione almeno parziale al famoso articolo 1 della stessa, ma si sono dimenticati anche che la stessa Convenzione di Filadelfia del 1944 recita: il lavoro non è una merce, il lavoro non è una merce. In altre parole, il lavoro non è una merce di scambio come le altre, poiché non può essere scisso dalla personalità di colui che lo presta il lavoro, non può avere una scadenza come i beni di consumo, non è difficilmente sostituibile, appunto perché in ragione della sua natura personale individuale il lavoratore è inscindibile dalla persona. Renzi, il suo governo, accogliendo in pieno i diktat in Europa e di Confindustria, sta procurando una lesione, appunto di natura costituzionale, in ordine alla dignità, alla libertà del lavoro, alla dignità e alla libertà delle persone. Strano, avevamo capito, seguendo un po' distrattamente le varie Leopolde, che doveva essere la persona al centro dell'azione politica ed economica e sociale di questo governo. Avevamo capito male? Ok, ma almeno in futuro evitate di raccontarci altre favole da bella addormentata nel bosco. D'altro canto, al lavoratore spogliato di diritti e della stessa possibilità di esercitare una legittima difesa rispetto a eventuali accuse infamanti da parte del datore di lavoro, ebbene, fa da contralto. Al lavoratore spogliato di diritti e della stessa possibilità di esercitare una legittima difesa rispetto a eventuali accuse infamanti. Sentite? Si sente? Sì, no, non so che fare, non ne ho di voce più di tanto. Renzi ci ha tagliato anche questa! Allora,
Stavo dicendo che di fronte ad un lavoratore spogliato di ogni diritto, costoro mettono a contralto il concetto dell'imprenditore che si assume e che viene assimilato al lavoratore, sullo stesso piano, senza ovviamente considerare che il codice civile da sempre in questo paese assegna all'imprenditore il potere disciplinare, e cioè il potere di intervento sui propri dipendenti. Ebbene, l'imprenditore che la coppia Poletti e Sacconi identifica come un buon padre di famiglia, che quando licenzia non lo fa mai senza giustificato motivo, perché un padrone per loro è mosso solo ed esclusivamente dalla logica economica, dal massimo profitto. E per loro quindi occorrerebbe fidarsi ciecamente delle scelte dell'impresa e del suo titolare, che dovrebbe essere punibile solo se incorre in un reato o in un comportamento molto grave, esempio la discriminazione nei confronti dei propri dipendenti. Mentre per tutto il resto, per tutti gli altri tipi di licenziamento, dovrebbe essere che eventualmente incorre nel dover pagarsi un po' di soldi e, se possibile, togliendo anche di mezzo quel soggetto terzo che è il giudice, che troppe volte, secondo loro, non riesce a capire come funziona la loro impresa. Questa è la rappresentazione che stanno imponendo a questo paese chi sta al governo. Siamo ai massimi livelli di espressione delle teorie del libero mercato, da far impallidire, ahimè, chi queste teorie le ha inventate negli anni 50 e 60 in America e le ha poi trasferite anche in Europa, in aperto contrasto col modello europeo di welfare state. Ma Renzi e Poletti, dove hanno desunto questa narrazione dell'impresa che per via naturale, semplicemente operando, farebbe il bene generale e quindi anche quello dei loro lavoratori? Dove l'hanno desunta? Forse visitando fabbriche svuotate dai loro operai, messi in ferie forzate, oppure nelle famose cene di finanziamento al partito da 1.000 euro a testa? Ma non c'è dubbio che l'impresa sia anche nella legge di stabilità al centro delle loro attenzioni. È il soggetto destinatario delle maggiori attenzioni, ma anche dei maggiori benefici da parte delle finanze pubbliche. L'impresa è concepita non solo come il motore dell'economia, ma anche come il riferimento per l'organizzazione di tutta la società. In queste ore sembra confermata l'operazione di partita di giro, impostata fin dall'inizio, di passare all'impresa, alle imprese, al sistema delle imprese, in termini di sgravi fiscali e contributivi, quanto viene tagliato a regioni ed enti locali per il 2015. Una legge di stabilità venduta come espansiva, che non produrrà alcun risveglio dell'economia e dei consumi, ma in compenso metterà a disposizione a pioggia molte risorse, anche di quelle imprese che non faranno un posto di lavoro e che magari vorranno assumere un nuovo contratto, lo chiamano unico a tutele crescenti, mentre invece è a tutele decrescenti. Ebbene, attraverso questo nuovo contratto, che gli porterà dai 6 agli 8 mila euro di sgravio all'anno, dovranno, se licenziano il lavoratore dopo un anno, pagarne soltanto 2.000 per risarcirlo. Ebbene, è una bella operazione, 6 mila euro di guadagno, di profitto, senza muoversi più di tanto nell'innovare la propria impresa. Non ci siamo, così non va, lo ripetiamo, così non va. Ecco perché questa legge di stabilità non rappresenta nessun cambiamento rispetto ai governi precedenti.
Ed è chiaro quindi che la nostra presenza in questa piazza oggi, come in altre decine di altre piazze in Italia, non potrà essere catalogata come la conclusione di un percorso di iniziative che perlomeno come CGIL abbiamo già svolto a partire dal mese di ottobre scorso, ma dovrà significare invece un punto di partenza per un nuovo livello di iniziativa futuro, anche articolata nei luoghi di lavoro, che punta a mettere in discussione frontalmente la stessa applicazione delle norme sul lavoro che sono state definite nel Jobs Act e nella legge di stabilità. Tutte le azioni saranno agite, da quelle giuridico-legali a quelle di verifica di costituzionalità, a quelle di aperto conflitto nei luoghi di lavoro, per riconquistare quelle garanzie e quei diritti dello Statuto dei lavoratori oggi drammaticamente colpite. Oggi carichiamo sulle nostre spalle la pesantissima responsabilità di costruire dal basso una forte e ampia opposizione a queste norme e alle politiche di questo governo e alla loro concreta utilizzazione, ognuno nella propria funzione, dal dirigente sindacale alla ragazza o ragazzo che entra oggi per la prima volta in un luogo di lavoro che, come ben sappiamo, generalmente succede in modo precario. Occorre riprendere con forza e determinazione un forte profilo di autonomia dagli schieramenti politici, dalle controparti imprenditoriali e di capacità di proposta, superando quella strana sindrome di Stoccolma che ci ha caratterizzato negli ultimi anni di questa crisi, ahimè, nei confronti di tutti i governi che si sono succeduti. Noi non siamo però quelli solo del no. Certo, vogliamo il ripristino pieno dello Statuto dei lavoratori, perché pensiamo in un concetto che il lavoro non può valere meno delle merci che ha prodotto, e questo concetto ci porta a resistere. Ma noi abbiamo anche chiesto un confronto a questo governo, finora rifiutato, anche per poter esprimere quelle proposte che noi abbiamo, che abbiamo articolato e che pensiamo siano utili e necessarie ad affrontare la crisi di questo Paese. Su tutti i punti controversi abbiamo una proposta. Ho già detto sulla riforma fiscale, che deve essere progressiva, che deve chiedere a chi ha di più, deve chiedere di più, perché oggi i lavoratori dipendenti pensionati pagano l'83% dell'IRPEF e non è accettabile che il 17% non venga mai toccato. E per questa via vanno recuperate quelle risorse che dicevo prima, servono un piano straordinario che crei nuovo lavoro, concreto, immediato, qualificato, in risposta alle tante emergenze del Paese, nella sicurezza del territorio, nelle scuole, nelle periferie, negli alloggi popolari e per cominciare a fare un po' di politiche industriali. E di tutto questo, nelle decisioni di Renzi, purtroppo non stiamo vedendo nulla. Vogliamo un sistema di ammortizzatori sociali davvero universale, fondato sulla contribuzione di tutte le imprese e di tutti i lavoratori, perché non ci sia più distinzione appunto fra chi è di serie A e chi è di serie B, o anzi chi è di serie C. Nel Jobs Act ci sono sistemi diversi di tutele a seconda dei settori, collegati all'anzianità di lavoro e di servizio di ogni singolo lavoratore. Questo non è universalità, né superamento dell'apartheid così caro a parole al Presidente del Consiglio. E poi ci vanno messi anche i soldi che servono davvero ad estenderli a tutti, e non solo come ha previsto Poletti, con la metà dei soldi che servono per farlo. Ma va poi rivista anche la legge Fornero, che 2 anni fa ha tagliato la cassa integrazione, che permane lo strumento essenziale per salvare anche in questa provincia centinaia e centinaia di posti di lavoro. Vogliamo davvero una selezione drastica delle tipologie dei contratti precari e non, come ha voluto il Ministro del Lavoro, una liberalizzazione del contratto termine. Hanno calcolato che una persona potrebbe rimanere con quella legge in contratti a termine addirittura per più di 30 anni di contratto a termine.
se fosse utilizzata pienamente. E allora è chiaro che non prendiamoci in giro, noi sicuramente non abbiamo fatto a sufficienza per contrastarla quella legge Fornero, ma questo governo, dopo tante promesse roboanti, non dà una sola indicazione chiara di quali contratti precari vuole abolire, neanche per i Co.co.co e neanche per i Co.co.pro. Anzi, ne aggiunge uno nuovo a tutele decrescenti, non crescenti, come ci vogliono far credere. Risponda intanto il governo come intende stabilizzare già dal prossimo anno i precari della scuola, come gli ha intimato la Corte di Giustizia Europea, visto che ne aveva già promesso 150.000 di assunzioni. Occorrerebbe anche qui passare dalle parole e dalle chiacchiere ai fatti. E non desisteremo nel rivendicare una radicale modifica della legge Fornero, sia sull'età pensionabile che sulle vessazioni che vengono fatte sul calcolo delle pensioni stesse, convinti che l'abbassamento dell'età pensionabile produrrebbe un immediato beneficio a favore dei giovani precari che cercano di entrare nei posti di lavoro e anche un ricambio generazionale. D'altronde non possiamo accettare neanche che gli ormai famosi 80 euro non siano estesi, come lui aveva promesso, ai pensionati, agli incapienti, ai precari, e soprattutto in vista della definizione di un nuovo reddito minimo garantito. Volete riformare e dare più efficienza alla pubblica amministrazione? Lo vogliamo anche noi, ma non con leggi vuote come la riforma che avete appena approvato, non come per ora come avete fatto con la finta abolizione delle province, che al momento ha sortito come unico effetto un caos istituzionale mai visto sulla redistribuzione delle loro competenze e con un taglio di risorse e di personale per cui da marzo prossimo non si capisce nulla su quello che succederà, con il rischio per i posti di lavoro di tanti dipendenti, ma anche per il rischio di non percepire un salario. No, ministro Del Rio, così proprio non va. E che dire poi sul fatto che si pretenderebbe uno Stato più efficiente, con lavoratori pubblici che debbono rimanere per loro senza un aumento salariale e senza un contratto rinnovato da ormai 5 anni e fino al 2017. Infine, caro governo e cara Confindustria, caro Poletti e caro Sacconi, vi diciamo che se il vostro obiettivo prioritario è diventato quello di far fuori la contrattazione collettiva solidale e il sindacato dai luoghi di lavoro, vi avvisiamo che venderemo cara la pelle, perché questo lo metteremo in atto già dai prossimi mesi. Se volete, come noi vogliamo, introdurre un salario orario minimo, questo non può che avere come riferimento i contratti nazionali di lavoro, di settore, e per poterlo estendere erga omnes a tutti quanti i lavoratori, e non un salario minimo garantito orario come voi volete, che è concepito in alternativa, esattamente in alternativa ai contratti nazionali di lavoro, con l'evidente volontà